Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toy Animation, Funimation, Fuji TV e Akira Toriyama. Supportati i prodotti originali. La galassia del Sud è stata annientata. Porca puttana! Va bene, innanzitutto calmati. Sono stato in bagno per 5 minuti e ora è tutto sparito. Come? Chi? Sarà stato Beerus. Lo sai che quello svitato è ancora in letargo? È stata la mia ex, te lo dico io. Lo diceva che me l'avrebbe fatta pagare. Perché, Caio dell'Est? Perché? Caio del Sud, ascoltami. Io pensavo che mi avrebbe al massimo rubato il lettore Blu-ray. Caio del Sud! Tranquillizzati, risolveremo questa storia. Chiunque sia stato ce la pagherà, Caio del Nord. Va bene, adesso ascoltami. Conosco un tizio. Come si chiama? Goku, adesso vedrai. Vedrò che cosa? Come si comporta un vero adulto. Ma chi? Così ci perdiamo il ricevimento di nozze. Abbiamo dovuto ascoltare quella noiosissima pappardella sull'amore per 40 minuti prima che iniziasse il banchetto. Ho persino imparato a contare fino a 40 per questo. È 10 volte 4, sai? Ed è appunto per questo che siamo venuti qui. Non voglio assolutamente che Gohan diventi un somaro patentato come te. E ho fatto apposta a fissare questo colloquio universitario lo stesso giorno del matrimonio, perché come sappiamo entrambi, metterti in giacca e cravatta è come fare il bagno ad un gatto. Ma a me piace fare il bagno. Ma dai, sei già ubriaco, ma se il ricevimento è appena iniziato. Marco, io sono il genio della bottiglia, non so se mi spiego. Oh, tesoro, mi dispiace tanto che il tuo testimone abbia dovuto saltare la festa. Non fa niente, finché ti vicino per me è sempre festa. Oh, conservati per la luna di miel. Sto conservando anche altro. È un tacchino, vero? Mi conosci troppo bene. Sono venuto qui per un banchetto e mi rifilano cibo da mensa, brutti morti di fame. Ci picchia, caro. Mi sorprende che tu sia venuto. Non ti ci vedeva un matrimonio sia omosessuale che interrazziale. Volevo solo vedere come si svolgono le festività dei gay. Francamente, nulla di che. Ma che bello, pure gli immigrati adesso. Per liberali è davvero il paese della cuccagna. Imbecilli, avete idea di chi comanda su questo pianeta? Lunga vita, Lord Vegeta! Ah, bene. Mi fa piacere che vi sia chiaro. Sono passati troppi anni, principe Vegeta. O forse dovrei dire... Re Vegeta. Mai nella vita ho avuto tanto bisogno di una cosa senza capirlo prima di averla ottenuta. È una situazione poco ortodossa. Suo figlio ha 11 anni ed è stato istruito in casa. Eppure lei è convinta che sia pronto per l'università? Sono prima di tutto un insegnante e poi una madre. E una moglie. Capisco. Senta, a proposito di suo marito, il signor Son Goku, dico bene? Potrebbe dirci qualcosa di interessante sul suo conto? Oh, come no? Ecco, sono un Saiyan. Goku! Ah, fa parte di una minoranza etnica. Questo potrebbe agevolare l'iscrizione di suo figlio. Oh, esatto. Altro che se fa parte di una minoranza, ce ne sono soltanto altri 2.5. Goku, ci sei? Urca, ciao, Riccaio! È un po' che non ci si sente. Come sta, Bubbles? No, nulla di che, robe di scuola, stupidaggini. No, mica per me, per Gohan. Le chiedo scusa, signor Son. Scusa, sto parlando con Dio. Come ci sono altri Kai? È molto religioso. E quando pensavi di dirmelo? Lo siamo entrambi, sapevate che mia madre era ebrea? Scusa un attimo, devo proprio scappare. Signora, suo marito è un illusionista? Certo, e il suo prossimo trucco sarà convincervi ad iscrivere nostro figlio. Beh, se è in contatto con Dio, come dice lei, forse potrebbe far accadere questo miracolo. Mi stai dicendo che avete conquistato un pianeta Vegeta nuovo di zecca e volete che io lo governi? Esatto, è proprio quello che ho detto, sì. Bene, è ufficiale allora. Ascoltatemi tutti! Il vostro pianeta è una topaia per smidollati buoni a nulla e siete tutti inutili! Io vado a reclamare il mio diritto natio. Ma papà, e Cell? Si fotta! Ah, dunque, tu devi essere... Il mio nome è Trunks. Salve, principessa Trunks. Non sono una... Primo decreto, chiamatela sempre e solo principessa Trunks. Lunga vita la principessa Trunks! No! Sì, andiamo a caccia di spogliarelliste spaziali! Guarda che non fa parte del ricevimento! Non può essere così forte!
no, ritornatene pure nello spazio. Almeno stavolta non sono incinta. Cazzo, speriamo. Lo ritrascinerò indietro per la coda che non ha più, se necessario! Non ci sperare troppo. Aspetta, andare dove? Goku? Goku! Santissimo Kaioshin benedetto! Che ci fai con quel vestito da gorilla? È estremamente offensivo, signore. Sono un dio, Bubbles! Non distingo le razze! Lurido macaco. Benissimo! Chi devo prendere a cazzotti? Questo è compito tuo, scoprirlo! Ora, normalmente non mi intrometto negli affari delle altre galassie, ma il Kaio del Sud mi ha comprato l'auto, perciò gli devo un favore. L'hai vista? Ci avrò fatto sì e no 100 chilometri! Deve essere una saetta! Veramente è una Chevrolet Bel Air, insomma, tocca a te scoprire chi ha provocato la distruzione della galassia del Sud. Dai, vado in cerca di indizi, allora! Dove pensi di cercare? Oh, mamma, a quanto pare non posso respirare nello spazio! Come faremmo senza di te, Goku? E ora, mio signore, ammirate il vostro magnifico nuovo regno. Credo che quando si governa un pianeta, lo stesso pianeta sia il regno. Quanto siete saggio, mio signore. Che ne dite di una visita guidata nel vostro sontuoso palazzo? Qualcuno mi dia un uovo crudo, due bicchierini di tabasco, sale, pepe e una rivoltella per spararmi! Sai come si dice? Birra dopo il liquore non c'è da aver timore. Dopo il liquore un viaggio spaziale, le tue budella si sentono male. Sam? Hai distrutto tu la galassia del Sud? C'è una galassia del Sud? Scorda quello che ho detto. No. Bella chiacchierata. E questo lo chiameresti un palazzo degno di Re Vegeta? Punto primo, esigo più bastioni. Secondo, esigo più bastoni. E terzo, esigo più bestioni. La muratura di questo posto fa cagare. Chi è questo sacco di vomito rinsecchito? Sono mezzo metro più alto di te, ma come ti pare? Cosa hai detto? Ho detto che non ti sento da là sotto. Alza la voce, moccioso, non ti sento da là sopra. Lui è mio figlio Broly, mio sovrano. Perdonatelo, è un ragazzo molto passivo. Maschio beta, capito? Ma per il bene della razza Saiyan, gli permetto di ingravidare la principessa Trunks. Come hai detto, scusa? Taci, ragazzo, pensa alla discendenza. Ti rendi conto di cosa stai facendo? Non ne ho bisogno, sono il re. I tuoi capelli sembrano lavanda, ma profumano di fragole. Papà! Mi sa che qui gatta ci cova. Già, Trunks non ha nemmeno l'utero. Io dico di indagare. Non mi attrae più di tanto. Parlo del pianeta. Sì, sì, lo so. Volevo solo chiederti se sei stato tu a distruggere la galassia del Sud. Smetti di gridare se è così. Ok, ti lascio in pace allora. Auguri per i tuoi assassinaggi. Cavolo, Recaio, non so che pesci pigliare. Ho chiesto a Sela, a Taipai l'assassino, a Junior, a Tenzing e a quel mostro di Pilaf. E nessuno di loro ha distrutto la galassia del Sud. Goku, senti, è da due ore che sto cercando di dirtelo. Devi andare su Neo Vegeta. Come, come? C'è un altro Vegeta? Chissà se è più forte del Vegeta normale. Prima o poi quell'uomo mi farà morire. Questo posto sembrava molto più bello all'orizzonte. Cos'è successo qui? Perché sembra che l'alba del giorno dopo sia stata ieri. Ehi, guardate là! Potremmo chiedere chiarimenti a uno di quei benestanti contadini sotto regolare contratto. Oh, marcaspio. Nonnino! Non preoccuparti, piccolo. Ho soltanto inalato un po' di lucina. No, ti prego! Se siete arrabbiati, usate la frusta su di me! Posso sopportarlo. No, tranquillo, non stiamo con loro. Non vi faremo del male. Oh, come volete. Dimmi, ma siete schiavi oppure... Sì. Qualche mese fa due Saiyan sono atterrati sul nostro pianeta e ci hanno trasportato qui contro la nostra volontà. E se osiamo fiatare, loro... Sorpresa, insulto verme! È ora del tuo pestaggio quotidiano. Oh, oddio, papi! Ah, no, 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 è il mio nome! Per l'esattezza si pronuncia Papi! Più forte, Papi! Sì, avete capito perfettamente. Sì! Fermati, scongiuro! È solo un bimbo! Frustami piuttosto! Tu
tocca a me adesso! Solo dopo che mi avrai leccato lo stivale! Oh, sei un mostro! Smettila! Oh! Lascia stare queste persone strane! È tutto il giorno che pestiamo bambini! Perché non potremmo fare lo stesso a te? Perché lui è con me! Ok, va bene per i pervertiti, ma non ci pagano per i pazzi! Andiamocene! E che cavolo, mi ero appena morso all'interno della guancia! Goku, che cavolo ci fai tu qui? Scusa comunque! Stavo solo cercando Neo Vegeta. Ho seguito fin qui l'aura del vecchio Vegeta e ho trovato voi altri. Goku, Neo Vegeta è solo un pianeta in realtà. Ah, e me lo dite solo adesso? Ma chi metterebbe a un pianeta il proprio nome? Una testa di cazzo! Ecco cosa sono per essermi bevuto queste fesserie! Ti prego, mio sovrano! Non sono il tuo sovrano, viscido leccapiedi! Mi avevi promesso un regno, ma non ho uno straccio di suddito! L'architettura fa schifo e ho un trono di legno! Cosa sono, il papa spaziale? Vi scongiuro, re Vegeta, restate per favore! Bastano circa 3 ore, 3 e mezza al massimo! E continuare a sprecare il mio tempo! Oh, e di a quel moccioso inquietante che la smetta di seguirmi! Qual è il tuo livello di forza? E piantala di chiedermelo! Non frega più a nessuno! E mi è bello grosso. Ehi, Vegeta! Oh, merda, caro... Goku! Ben arrivato, Goku! Sei venuto per unirti al resto della tua portentosa razza? O sei venuto solo per vedere il mio nuovo palazzo? Ha soltanto 6 torri! Roba da pezzenti! Ehi là, qual è il tuo livello di forza? Non saprei. È bello grosso, però. Anche il mio. Fico! No, Vegeta, veramente sto cercando di capire chi ha fatto esplodere una galassia. Ma chi farebbe esplodere la galassia del Sud? Presumo qualcuno con un livello di forza molto grosso. Giusta osservazione! Giustissima osservazione! Come ti chiami? Broly. Giusta osservazione, Broly. Padre! È tutta una farsa! Lo so, un letto a una piazza e mezza. Paragas, squallido coglione. No! L'intero pianeta è una scenografia allestita da Paragas, dal palazzo alla popolazione. Principessa Trunks, forse... Basta, è ora di farla finita con questa messa in scena. Padre, questo psicopatico ha schiavizzato razze di altri pianeti per costruire il tuo regno. Perfino la vegetazione è artificiale. Paragas, è vero? Mio sovrano, sì, lo è. Santo cielo! Non sei la strisciata di merda di un Saiyan che pensavo. Grazie, mio sovrano. Dannazione, papà. Da adesso in poi sarai il mio gran visir reale. Quale onorificenza? Padre, ciò che ha fatto questa persona è inumano. Sì, però non è in Saiyan. A dire il vero ci piace moltissimo la schiavitù. Che hai detto? Sì, essere schiavizzati e sfruttati da un'altra razza, più forte e virile. È un piacere che ci soddisfa completamente. Sapete, io in realtà riesco quasi a capirli. Anche se è strano che ci costringa a costruire un regno su un pianeta condannato. Oh, maledizione. Spiega, strisciata di merda. Al diavolo, il lecchinaggio lo lascio agli sciamosciani. Lo ammetto. Finalmente il mio piano è venuto a galla, caro il mio re Vegeta. Quindi? Questo miserabile pianeta finirà ben presto sulla traiettoria della devastante cometa Gmolli, che lo annienterà, eliminando anche te. Sono confuso, ti prendi gioco di me? Odio gli scherzi. Questo non è uno scherzo. Questa è la mia vendetta. Ma perché? Perché quel dannato bastardo di Vegeta ci ha abbandonati a morire. Mi sembra una cosa da me, ma non mi è familiare. Non tu, egocentrico principino da strapazzo. Tuo padre, il vero re. Pochi giorni dopo la nascita di mio figlio, si accorsero del suo immenso livello di forza. Uno sbalorditivo 10.000. Sì, beh, io ero tipo 20.000 già da spermatozoo, quindi capirai. E così, minacciato dalla magnificenza della mia progenie, il re ordinò che venisse giustiziato. È una follia! Freezer ci costringe a sottostare al suo pugno di ferro e voi volete assassinare un neonato Saiyan con un livello di forza pari a 10.000! È il nostro asso nella manica! Una carta letteralmente in grado di ribaltare il tavolo e sparare all'avversario! Sarebbe di grande utilità per Vegeta! Mio figlio, il pianeta o me? Sì! Gran Visir Nappa! Ancora una volta mi appello ai tuoi preziosi consigli. Pugnala il bebè. Ne sei sicuro? Guarda, fra un'ora ci vediamo con Freezer. Quindi o pugnali il bebè o cancelliamo l'appuntamento delle 6.
provvide personalmente all'esecuzione di mio figlio. Con, risultati deludenti. Figlio di una puttana ariana, portatemi una daga migliore affinché possa pugnalare il bebè come si deve! Oh, bene, si è messo a piangere! Al diavolo! Gettatelo in una fossa assieme al padre! Fortunatamente, il re fu una schiappa nell'assassinarci come lo fu nel crescere te, Vegeta. E grazie ai magnifici poteri di Broly, sopravvivemmo all'estinzione della nostra razza. Aspetta, aspetta, aspetta. Non è che questo ha qualcosa a che fare con la Galassia del Sud? No, perché sono venuto qui per quello. A dirla tutta, sì. Vedete, una notte, mentre parlavo del figlio di Bardock... Quello con la bandana? Proprio lui. Quella notte pronunziai una singola parola che scatenò Broly. E tutto a un tratto divenne una furia. Nel divampare della sua ira, disintegrò la Galassia del Sud per intero. Qual era questa parola? Io... Perché dovrei... Ipocalorico? No! Come ti viene in mente? Dieta? Sei ridicolo, smettila di cercare di istigare mio figlio! Mozzarella non di bufala! Oh, santi numi! Per prima cosa, Paragas, tuo figlio non si può paragonare al mio. E il mio è uno sporco meticcio. Ti amo anch'io, papà. E secondo, non può fregarmene di meno di questa Galassia del Sud, né della sua scomparsa! Quindi, se hai finito di farci perdere tempo, prendi i tuoi amici, alza il culo e tornatene a casa, Carrot! Ti prego, non ripeterlo. La parola era amici, vero? Ti ho detto di stare zitto, Carrot! Ti prego, smettila di dire quel nome! Padre, chiamalo Goku e basta! E mancare di rispetto alle mie origini? Mi rivolgerò a lui con il nome destinatogli dall'eccelsa razza dei Saiyan! Carrot, Carrot! Carrot! Visto? È lento, ma si arriva. Propongo di svignarcela. Forza! Che cos'è lui? Lui è il Super Saiyan leggendario! Mio Dio, è troppo figo! Ma come mai è verdastro? Perché è leggendario! Ah! Ehi, dimmi, Carrot! Il tuo livello di forza è bello grosso, non è così? Perché? Perché la mia forza è al massimo! Provalo! Perché? Il programma di oggi era un matrimonio gay. Questo chi se l'aspettava? Come? Come può essere così forte? Quante flessioni ha fatto? Quante addominali? Che succhi di frutta ha bevuto? Questo non è il risultato di un insulso allenamento. Questo è destino! Perché vedi, principe Vegeta? Davanti a te non c'è più il guerriero Saiyan medio. No! Gone! Trunks! Cosa? Oh, accidenti, la mia giacca! Avevo solo quella! Ah, e ora la mamma chi la sente? Ascoltami, Broly. Non voglio dirtelo io come si comporta il Super Saiyan leggendario, ma non dovresti partire subito in quarta. Comincia pian pianino e poi gradualmente dai gas al motore. Sto cominciando pian pianino. Oh, complimenti allora. Oh, mamma mia! Ehi, Goku, ho portato gli Samusciani! Perché? Non potevamo perderci per nulla al mondo tutto questo sadismo. Papà, cos'è il sadismo? Chiedilo a tua madre. Bravi, è questo il vostro posto. Ai piedi del vostro padrone. Oddio, sì! Lo volete il castigo definitivo? Sì! Allora farò esplodere il vostro pianeta! Ragazzi, la parola di salvataggio? Se non parte, la banana! No, era ananas! No, era ananas! Broccoli! Era broccoli! Perché non ricordavamo la parola di salvataggio? Si era persa nei meandri del tempo! Principessa Trunks! Ti prego, no! Tu mi hai mentito! Non è assolutamente vero! Tu, ragazzaccio! Goku, portami subito via da questo pianeta! Sul serio, te ne trasportami! Ascolta, Gohan! Volevo tenermi questa carta per sé, ma ho bisogno che scateni la tua forza per battere... Battere in ritirata! In ritirata! No, battere lui!
Va tutto bene, Gohan. Trova la navicella con cui siamo arrivati, prendi tutti e via. Dovrò scusarmi con la mamma se mi faccio male. Qualcosa non va, Carrot? Non ti interessa se uccido tuo figlio? Preferirei di no. Potrei cercare le sfere del drago, ma andrebbe via un giorno intero. Oh, ma lui non ha mai conosciuto Recaio. Ehi, Gohan, conoscerai Recaio! Ti starai chiedendo da cosa derivi questo suo sconfinato odio per Carrot? No, in realtà, per me odiare Carrot è uno stile di vita, perciò... Tutto ebbe inizio. Ecco, mi stai ignorando. Quando non erano che neonati in fasce, le loro culle nel reparto maternità si trovavano una di fianco all'altra. E Carrot piangeva, terrorizzando mio figlio. E con ciò? Tutto qui. Ma mio padre non l'aveva pugnalato. Difatti. E allora perché non odia me? No, sono io che odio te. O meglio, odiavo tuo padre e pertanto te. Broly odia Carrot perché piangeva un sacco. Andava avanti anche 3 ore. Ma è proprio uno scemo. Ma è così figo. Ma è così scemo. La mia forza è al massimissimo. Sì, figliolo. Porca puttana, se è forte. Già, e a peggiorare le cose, mi sa che non metterai mai piede in quell'università. Accidenti, che giornataccia. Tranquillo, ti rifarai nel prossimo film. Ma ora tocca a Broly. Ora Broly! Aiuto, Junior! Gohan, stai bene, piccolo. Vuoi un succo? Sei entrato in quella scuola che volevi? Sembrerebbe di no. No! Come sei arrivato qui? Sono venuto quando ho sentito il tuo richiamo. Come? Grazie della navicella, Junior! Andiamo a comandare alla Svega Spaziale! Tu, uomo verde, sei nuovo. Qual è il tuo livello di forza? Non so, un momento. A Broly non piace aspettare! Goku, lo possiamo sconfiggere? Non saprei. In qualche modo vi salverò le chiappe. Le tue non si salveranno dal pugno di Broly. Ci scommetterei. Vediamo come te la cavi con 4 di noi, mostro. Mostro? Broly non è mica un mostro. Broly è... Un autentico demone? Una vera carogna? Il diavolo. Oddio, è così dannatamente figo! Ma scusa, tu che cazzo ci fai ancora qui? Io non ci capisco più niente. È così figo, ma è così dannatamente scemo! Ascoltami, Vegeta! Mentre tu sei in piena crisi isterica, quello ci riduce ad una poltiglia sanguinolenta! Ma tu non puoi capire! Il Super Saiyan leggendario è motivato dal pianto di un neonato! È letteralmente un fottuto bebè gigante! Quindi più o meno quello che sei tu adesso. Ce l'hai con me solo perché non sei il Super Namecciano leggendario. Va bene, addio Vegeta. Addio! Ehi, Broly! Onda! Stavi dicendo? Stavo dicendo! Tutto qui quel che sai fare, Carrot. Broly è molto deluso. Carrot ha ucciso Freezer. Carrot dovrebbe essere il più forte. Ma ora Broly è il più forte. E ora tu muori. Scusa tanto. Broly non scusa. Ha ignorato qualcuno per tutto questo tempo. La moglie di Broly? Tecnicamente sono io quello che ha ucciso Freezer. Eccitante. No, brutto scimunito, ha ignorato il tuo re. Cos'è un re per un dio? E che cos'è un dio
per un non credente! Credi adesso? È così fico. E adesso Carrot! Si è ridotto a pronunciare una sola parola. È ora di prendere l'antica rotta stellare. Carrot! Oh, ciao figliolo. Carrot! Ma no, sono tuo padre. Stavo solo preparando la navicella per andarcene prima che arrivi la cometa. Carrot! Sì, vero, è una navicella con un posto solo, ma... Carrot! Broly, fai il bravo bambino! Mostra a papà l'amore che lui ha mostrato a te! Abbraccio! No! Carrot! Ok, ragazzi, siate sinceri con me. È o non è il nemico peggiore di tutti? A dire la verità, preferirei che Garlic Junior tornasse dalla zona morta. Non credo alle mie stesse parole, ma io vorrei degli altri androidi, grazie. E io preferirei prendere altri 1000 calci nelle palle piuttosto che sentire quel cretino urlare ancora il nome di Carrot. Io preferirei perfino Tarles. Ed era solo una copia malvagia di mio padre. Quello fissato con l'albero è ancora vivo. No, non più. Anche quel dottor Willow, gran simpaticone. Ah, già. Peccato sia morto di aneurisma. Vabbè, ora non perdiamo tempo in chiacchiere. Datemi tutta la vostra energia. Subito. Lo finirò alla One Punch Man. Fatto. Eccola. Su, falla fuori. Ora, Vegeta, so che con te dovrò insistere, ma... Fanculo, è tutta tua, muoviti. Grazie, amico mio. No. Volevo farvi notare una cosa. Prima nessuno ha fatto il nome di Slug e mi è sembrato una cosa un po' razzista. Cosa sono queste cose? Perché mi stai strusciando addosso? Calpestami i genitali! Ecco fatto, Caio del Sud! La tua galassia è stata vendicata! Ma comunque non c'è più! Mi spiace, non ci sono sfere che la possano rigenerare. Almeno credo. E chi ci manda al torneo dell'aldilà? Beh, ora hai solo l'imbarazzo della scelta. Questa era brutta, però. Eccoci qua. Vediamo se riusciamo a intrufolarci in casa senza che... Fila in camera! Ok! Oh, ciao Kiki. Non hanno ammesso Gohan, vero? Oh no, lo hanno ammesso. Grazie ad un'ingente donazione di mio padre. Bene. Meno male che veniamo da una famiglia ricca. Io vengo da una famiglia ricca, Goku. Tu vieni da una razza di imbecilli. Puoi dirlo forte, Kiki. Puoi dirlo forte. Voglio il divorzio. Anch'io, Kiki. Muoio di fame.